Vai. Allora, buonasera a tutti, siamo qui per fare inizialmente una introduzione relativa a quello che è stato fatto in quest'anno e mezzo dalla nostra lista civica. Vi leggerò intanto una relazione. Allora, la lista civica Cittadini per cambiare Cerreto si è costituita nella primavera del 2009 per partecipare a quelle che sono state le elezioni amministrative del 6 e del 7 giugno. Ha ottenuto un numero di voti, 1050 consensi, corrispondenti al 17,11% dell'elettorato. Sono stati voti molto alti per una lista civica che è nata in così poco tempo e senza ovviamente il sostegno di nessuna forza politica. Il sorprendente risultato è stato la conseguenza, oltre che dell'entusiasmo delle persone quindi che l'hanno composta, anche di quello che sono stati gli obiettivi del programma elettorale. Infatti il comune di Cerreto Guidi, come è abbastanza evidente a tutti, rispetto a quelli che sono gli altri comuni dell'area, è sicuramente quello meno all'avanguardia. Tale circostanza è stata percepita da molti cittadini che hanno visto nel programma elettorale della nostra lista civica qualcosa di diverso ed innovativo. Per esempio, la proposta di abolire il circondario, ente secondo noi ritenuto inutile, servirebbe per la razionalizzazione dei costi della politica locale e per auspicare il superamento delle province, con il trasferimento della loro competenza alle regioni e ai comuni. Le reti infrastrutturali di tutto il comune, che spesso attraversano centri abitati e che non sono dotate di marciapiedi, sono ormai datate ed idonee a soddisfare l'aumento esponenziale del traffico che ormai caratterizza la nostra società. Cercare di realizzare collaborazione degli altri comuni del circondario e con la provincia di Pistoia un nuovo tracciato di circonvallazione per la strada 436 Francesca, che si collochi ad est dell'abitato di Stabia, senza interessare l'area del cratere Palustre, anche se tale intervento è difficile da realizzare a causa di uno sviluppo sbagliato della zona industriale. Era questo qui un ulteriore obiettivo del programma del nostro movimento. Inoltre per Stabia è fondamentale la realizzazione del nuovo ponte sul Vincio, per l'attuale si è tracciato 436, che amplia la luce dove scorre il corso d'acqua idrologicamente più pericoloso per l'abitato di quelle frazioni, di quella frazione. La lista Cittadini per cambiare Cerreto ha coperto con i propri rappresentanti 10 seggi elettorali alle scorse elezioni, seggi sono sparsi su tutto il territorio comunale, riuscendo a far sì che due membri della lista, il candidato a sindaco e il componente più giovane, che è riuscito ad ottenere ben 100 preferenze, fossero eletti in consiglio. La loro importante presenza in consiglio ci consente di essere costantemente informati di tutto quello che succede praticamente nel nostro territorio. Inoltre, questo movimento, con molti sforzi e grazie solo alle risorse economiche dei suoi componenti con cui si autofinanzia, si è dotato di una propria sede, sita in Cerreto Guidi, via Guidi, che rimane aperta al pubblico per interloquire con tutti i cittadini, perché la stessa, merita comunque sottolinearlo, non ha nessun simbolo politico. La nostra sede rimane aperta a titolo informativo dal lunedì al venerdì, dalle 5.30 alle 19.00. No, è cambiato, vabbè. Allora, comunque il sabato mattina, se me lo confermate, dalle 11.00 alle 12.30. Allora, la lista dunque per quest'anno e mezzo si è organizzata al suo interno, nominando il candidato a sindaco, capogruppo, in consiglio comunale, scegliendo due coordinatrici, dotandosi anche di un indirizzo email cittadini per cambiare Cerreto @hotmail.it e di un contatto su Facebook cittadini per cambiare Cerreto. È stato organizzato, oltre all'odierna conferenza programmatica, un incontro pubblico il 18 giugno scorso, il 2010, a Cerreto Guidi, in piazza Umberto I, dal tema Le motivazioni del voto contrario al bilancio di previsione 2010 e piano triennale delle opere 2010-2012
con attenzione particolare al centro storico e ovviamente l'odierna conferenza programmatica. La Lista ha anche creato quindi un giornalino periodico che è già alla sua seconda pubblicazione, nato per informare i cittadini su quello che accade in Consiglio Comunale e di quelle che sono state le interrogazioni presentate dalla nostra lista e le risposte che ci vengono date. Il tutto ovviamente nell'ottica di una continua interazione con la popolazione. Pertanto la Lista Civica non è stato solo un movimento nato in vista delle elezioni, ma è formato da cittadini che non si identificano più in quelle che sono le attuali forze politiche e che cerca di perseguire quello che è, secondo noi, l'interesse della collettività. Forse per questo, perché secondo noi è ispirata a valori veri, la lista non si è dissolta, ma continua a crescere, divenendo un movimento sempre più importante e che desta, come si può vedere oggi, molto interesse. La sua nascita ed il suo crescere di importanza sono sicuramente il sintomo di un malcontento generale e che si è rispecchiato anche nelle precedenti elezioni amministrative. Infatti, un'amministrazione al suo secondo mandato, che ben conosciamo tutti, per la prima volta dal dopoguerra ad oggi sta governando senza la maggioranza assoluta dei consensi, rappresentando solo il 49,79% dei cittadini. Infatti, alle ultime elezioni amministrative, il Popolo della Libertà ha ottenuto 1.488 voti, corrispondenti al 24,24% dell'elettorato, seguita dalla nostra lista, che come ho già detto prima, ha ottenuto 1.050 consensi, rappresentando in percentuale il 17,11% dell'elettorato. Mentre, per ultimo, il Partito Rifondazione Comunista, con 544 voti, ha rappresentato e sta rappresentando ovviamente l'8,86% dei cittadini. Quindi le forze di opposizione rappresentano complessivamente il 50,21% della popolazione. E solo in virtù del fatto che il comune di Cerreto Guidi è un comune con un numero di abitanti inferiore ai 15.000 appunto abitanti, è riuscita a governare senza che si andasse ad un ballottaggio. Tale dato dovrebbe far riflettere chi governa ed indurlo ad ascoltare le opposizioni, che, suo malgrado, rappresentano la maggioranza dei cittadini. Ciò però non sembra avvenire, in quanto il periodico, che viene distribuito in tutto il nostro territorio dal comune, non dà nessuno spazio alle opposizioni. Questo fatto, che in una società qui a livello nazionale, in una società in cui a livello nazionale si parla tanto di diritto di replica, non è assolutamente giusto per tutti quegli elettori che non hanno votato chi governa e che si sentono rappresentati dalle forze di opposizione. A tal proposito, il Popolo delle Libertà ha presentato su tale questione una mozione in Consiglio, chiedendo che fosse lasciato nel periodico uno spazio, anche se minimo, comunque uno spazio all'opposizione. La maggioranza, comunque, in Consiglio Comunale ha votato negativamente. Tale atteggiamento ci sembra assolutamente controproducente, e ciò in virtù del fatto che la nostra lista civica non ha mai adottato in Consiglio un atteggiamento ostruzionistico, ma anzi ha tentato e tenta continuamente di confrontarsi e collaborare con il partito di maggioranza, che oltre alle forze di collaborare con il partito di maggioranza e anche ovviamente a quelle che sono le altre forze politiche che rappresentano la cittadinanza. Infatti la lista civica, su quattro questioni messe all'ordine del giorno dalla maggioranza, ha votato a favore di tre di esse e si è astenuta solo su una. Più precisamente ha votato favorevolmente sulla raccolta differenziata dei rifiuti, che solo a titolo informativo era stata una proposta durante la scorsa legislativa da uno dei nostri consiglieri. E questo risulta ovviamente dal verbale, non è qualcosa che viene detto così senza in qualche modo una attestazione. Poi la lista ha votato favorevolmente su quello che è l'ordine del giorno relativo all'omofobia e alla transfobia.
E il terzo ordine del giorno su cui si è avuto un voto positivo da parte della nostra lista è quello relativo alla banda larga presente in alcune aree del nostro territorio. La lista civica si è invece astenuta sul tema della laicità dello Stato, solo in virtù del fatto che era stato reso noto che tale argomento sarebbe stato oggetto di discussione in Consiglio solo 3 giorni prima della data di riunione e quindi la lista civica non ha avuto il tempo materiale per discutere al suo interno della posizione da adottare. Il nostro movimento durante questo periodo ha inoltre presentato in Consiglio varie interrogazioni e mozioni. Una delle interrogazioni aveva ad oggetto il tubone e le fognature del capoluogo. Su tali argomenti, l'8 ottobre 2008, il nostro gruppo consigliare ha protocollato 2 interrogazioni, più precisamente la numero 18.529 e la numero 18.530, che riguardavano rispettivamente il tema del tubone e la decorazione dei reflui del capoluogo. Infatti la Regione Toscana era stato discusso un nuovo protocollo d'intesa per la riorganizzazione della depurazione civile della Val di Nievole e per la tutela ed il risanamento del padule di Fucecchio. Sempre sul tema del tubone, il nostro gruppo consigliare, in data 2/12/2004, protocollava la prima interrogazione sull'argomento, che anche se la risposta del Comune, giunta piuttosto in ritardo rispetto a quanto previsto dal regolamento comunale, era del tutto insoddisfacente. Per tale ragione, il 18 aprile 2005 veniva protocollata la richiesta di un consiglio comunale in seduta aperta, che era però convocato solo molto più tardi, ossia il 1 giugno 2005. Inoltre veniva organizzato dal nostro gruppo consigliare un primo convegno, in data 18/11/2006, presso il circolo di Stabia, a cui partecipavano numerose forze politiche, associazioni e rappresentanti delle istituzioni. Il 29 novembre 2008 invece veniva organizzato un secondo convegno sull'argomento del tubone, durante il quale veniva fatto presente che nel comune di Cerreto Guidi rimaneva risolto il problema della depurazione dei reflui nel capoluogo. Sempre sul tema del tubone, le preoccupazioni della nostra lista sono aumentate nel corso di questa legislatura amministrativa, anche a seguito di numerosi interventi apparsi sulla stampa nelle settimane e nei mesi scorsi. Tali preoccupazioni riguardano sia il progetto complessivo di riorganizzazione della depurazione delle tre valli toscane, sia i tempi di realizzazione della depurazione dei reflui nel nostro capoluogo. Pertanto, nel mese di gennaio di quest'anno, la nostra lista civica ha depositato un'ulteriore interrogazione sull'argomento. Un'altra interrogazione, protocollata sempre all'inizio di quest'anno, ha ad oggetto una delle strade più transitate del nostro comune, ossia la strada provinciale numero 11. Infatti il traffico che si riversa su tale strada molto stretta e che attraversa vari centri abitati e non dotata di nessun marciapiede per i pedoni è aumentata notevolmente nel corso di questi anni. Inoltre il traffico pesante crea forti vibrazioni a causa del fondo stradale deteriorato ed a causa della presenza di tombini sulla carreggiata. Ciò ha fatto sì che il 28 aprile 2007 un gruppo di cittadini residenti nelle frazioni del nostro comune, attraversate dalla strada provinciale numero 11, depositasse una raccolta di firme sull'argomento. Il 20 ottobre 2010 l'azienda ASL di Empoli comunicava al comune di Cerreto Guidi che vi erano state alcune segnalazioni di cittadini che lamentavano disturbi legati all'inquinamento acustico ed atmosferico del traffico. La stessa ASL sollecitava il Comune ad effettuare un monitoraggio della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico. Con questa interrogazione si chiedeva di conoscere l'esito di questi monitoraggi. Una invece delle mozioni è stata presentata nel settembre di quest'anno ad oggetto le società partecipate. In un articolo uscito sul Tirreno del 26 gennaio 2010 ed inserito nella cronaca di Empoli, si parlava delle società partecipate dalle amministrazioni del circondario Empolese Valdelsa nel corso del 2009. Allora, queste lo scorso anno risultavano partecipi in ben 29 società.
Le poltrone erano 115, gli stipendi degli amministratori